Salve ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Questa sera, perché è la prima volta che faccio un video di sera, faremo la quarta puntata di Black Ops 2. Vediamo un pochettino. Allora, prepariamoci. Ah, speriamo di trovare qualcosa di decente. Come sempre io provo a fare il mio solito, la pietra, se riuscissi a giocare. Vediamo un pochino se mi fa entrare. Perché mi dà sempre di cerca parità 27 e però non me ne trova mai una. Ok, rimango così. Dai. Dai. Non c'è niente. Incominciamo. Classica TCT. Tutti contro tutti. Posizioniamoci perché sicuramente me la trova in 2 secondi, porco cane. Mi sono dimenticato di togliere i migliori chini perché mi fanno un male cane. Togliamoceli perché le cuffie mi stringono molto. Perfetto. Ah, anche la mia mappa preferita, stand off. Andiamo. No, ovviamente andatevene via tutti, ragazzi. Così non gioco direttamente. E non mi fate fare un video decente. Siamo in 6, perfetto. Cazzo, mi devo fare la classe da noob. Non l'ho fatta, peccato. Allora, mettiamo, togliamo queste cuffie del cavolo. Mettiamoci in posizione, città di confine Kirghizistan. Andiamo. Il mio classico. No, dai. Mi stavo allenando con. Anche stamattina mi stavo allenando col mio MSMC. Ci riproviamo. Allora, sicuramente, conoscendo gli spawn qui a sinistra, ci sarà uno stronzo. Andiamo. Che strano. No, bastardo. Andiamo. Allora, saremo qui sulle scale, saremo sulle scale, saremo sulle scale! Mamma mia, in volo, ragazzi! Ci manca solo mamma, 3 a 2, vai, vai, vai. Andiamo. Entriamo in questo edificio, vediamo che ci sarà sicuramente un nemico. Pensiamo la boss in betti qui. Ci sento scosse elettriche. Non ce ne sono, perfetto. Vedo un nemico lì in lontananza, purtroppo l'MSMC non è molto mirato a distanza! Mi sono cagato! Mamma mia! Andiamo avanti, 3 a 3. Sento scossa elettrica, eccola dov'era. No! Avete visto? Avete visto? Che schifo! Fai schifo, zio! Sei un camper. Andiamo qui, giriamo a destra, entriamo qui. Speriamo che non ci sia un nemico, pensiamo una boss in betti lì. Proviamo ad andare a riprendere il cecchino, se è ancora in quel punto. Andiamo qui a destra, non c'è nessuno, perfetto. Allora, vedo che c'è uno stronzo qui fuori, quindi cominciamo a mirare. Eccolo qui! Che strano. Sto anche andando male di connessione. Cioè, sta andando di merda. Sono a 3 tacche. Vaffanculo. Andiamo. Vediamo. Eccone uno! E muori! Grande, zio. Muori. Boss in betti. Ovviamente mi trolla la boss in betti. E io muoio. Andiamo avanti. Entriamo qui dentro. Boss in betti, ovviamente. Scossa elettrica. Pam! Oh! Ti ringrazio, boss in betti, di essere andata qui! Boss in betti, saliamo su, saliamo su. Lanciamoci, andiamocene via velocemente. Scappiamo, scappiamo, giriamo a sinistra. Entriamo dentro questo edificio. Mamma, dai, che palle, sempre da dietro. Non ci provo neanche se cazzo! Olè, grandissimo, curre. Andiamo. Entriamo qui dentro, speriamo di. Ok, pensiamo alla bossing. Andiamo qui. Mi uccideranno, mi uccideranno. No, non mi uccideranno, perfetto. Entriamo qui dentro. Ok, saliamo le scale, vediamo un pochettino, non c'è nessuno. Cecchino. Sì, cazzo! Dai, sei una merdaccia! Sei una merdaccia, zio! Dai, questo cazzo di boss. No, fai schifo, zio, per piacere. Non sei un cecchino, sei una merda.
Sei una merda! Ma se questo è un modo di giocare, qua ancora! Uovi nemico sopra. Ma muori, testa di cazzo! Muori! Bruciati! Dati fuoco! Qui su c'è qualcuno, qui su c'è qualcuno, qui su c'è qualcuno e non c'è nessuno invece. Ancora! Dai, sei un nubolo, zio. Ma muori, vai grandissimo! Grandissimo, zietto! Ma muori! Dai, dai, dai! Corri! No! E muori? Oh yeah, motherfucker! Grande! Non ci credo, non sale. Cioè, non muore! E muori? Grande, zio, mi fa fare il giro... Giro, giro tondo! Cazzo! Sto rischiando, sto rischiando. Ma tu hai rotto il cazzo. Headshot! No, pensavo headshot bitch, cazzo, invece no. Oh, mi avete rotto i coglioni. Muoio troppe volte con le MSMC. Cazzo, da! Ah, ok, perfetto. E vieni, vieni, vieni. Sto aspettando, vieni. Vieni, vieni. Ma vaffangu. Grande, nasconditi! Cazzo! Cecchino sempre lì, camperato. Proprio un maiale. Ho visto? No! 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 Come hai fatto? Come hai fatto? Da! Cecchino qui, scommettete, scommettete. Muori, sì, cazzo! Dai, girati! Grande! E shot, bitch! 21-14, che schifo, ragazzi, che schifo. Veramente, non mi riconosco. Andiamo avanti. Granatu! Granatu! Corriamo. Guarda. No, veramente, siete delle merde, ragazzi. Siete delle merde. Se mi metto poco poco a camperare io, vi spacco il culo in due. Olè. Granatu! Scappa, scappa. No, pensavo di averlo shottato! Sì, cazzo! E vieni, 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 vieni. Sì. Qualcuno arriverà. Oh yeah! Grandissimo! Ti ho aspettato e ho fatto benissimo, guarda. E ovviamente, dove mi rinasce? Secondo voi, dove rinasce uno stro... Ah, no. Sentivo un rumore di mitraglietta, quella piccolina. Oh, dai, devo vincere! Devo vincere, sì, cazzo! Dai, fai schifo con quell'arma del cazzo! Orribile, non riesco neanche a usarla io. Grande. E dai, ancora lì sei! Che palle! Ovviamente granate che mi arrivano dal nulla. Via, 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 via. Proviamo ad andare di nuovo qui. Andiamo, andiamo. Silenzio. Sentiamo del silenzio, adesso lo spari. Headshot, bitch! Così impari a camperare. Una uccisione, abbiamo vinto, ragazzi. Boss in Betty. Boss in Betty, scappiamo, scappiamo di qui. Oh, yeah. Ho vinto comunque, ragazzi. Ho messo la boss in Betty nel punto giusto. Grande. Ah. Ma, beh, sei proprio bravo. Te l'ho messa proprio davanti. Vabbè. Avrei voluto fare anche l'ultima con col cecchino, non ci ho neanche pensato. Oh, yeah. Dai. Allora. Dai, standoff, non posso rinunciarci, raga. È veramente una droga, standoff. È veramente una delle mappe migliori. Allora. Guardate, guardate il mio punti al minuto. Le mie uccisioni, i morti. Pensate quanto cavolo gioco a tutti contro tutti. E faccio vedere anche la mia registra di battaglia. Allora,
Non c'è scritto qui, quindi sarà riepilogo come combattimento, neanche modalità di gioco. Pensate che ho giocato, cioè, ho giocato vittorie in tutti contro tutti, ne ho fatte 1210. Io gioco quasi solo esclusivamente a tutti contro tutti ed è veramente una droga per me. È una delle mie modalità preferite, ovviamente. Stai zitto, grazie. Grazie, Ciccio, grazie. Gentilissimo. È una delle mie modalità preferite, tutti contro tutti, e ovviamente mi abbandonate tutti in standoff, non so il motivo, non so perché, ma diciamo che crea delle basi per poter giocare anche in deathmatch a squadre, dominio, ti dà l'opportunità di conoscere anche le armi, molte armi, perché puoi testarle proprio perché hai 7 persone contro alla fine. E ovviamente ti possono spawnare dietro, conosci anche i punti di perfetti di respawn, ti diverti, è molto più frenetico. Boh, a me piace di più perché puoi sempre morire in qualsiasi angolino in cui ti metti, in cui tu ti metta. Boh, e adesso sto trovando problemi anche a trovare una parità in tutti contro tutti. Grazie. Grazie, porco cane. Non farmi giocare direttamente. Faccio prima, lo riporto in negozio e mi faccio anche, me lo faccio valutare per il prossimo o per Battlefield 4. A proposito, è una domanda che volevo porvi da un po' di tempo. E a settembre, ottobre, novembre, quando usciranno i prossimi due giochi, gli spara tutto, diciamo, di punta, Battlefield 4 e Call of Duty Ghost. Quale sceglierete dei due? Io sono molto indeciso, per questo penso che li prenderò entrambi perché voglio vedere se hanno migliorato Battlefield 4 sul punto della vita. Call of Duty Ghost voglio vedere se è un'innovazione, Attenzione, seppure è uomini una in arrivo. miglioria, un miglioramento di Attenzione, Call of Duty uomini Black in Ops arrivo. 2. Boh, andiamo ragazzi, allora. Vediamo di nuovo l'MSMC, speriamo Pronti contro bene questa tutti. volta. Oh, Avanti contro grandissimo, tutto. anche qui. Allora, vediamo un pochino. Andiamo qui a destra. Non c'è nessuno. Sento delle scosse elettriche. Quindi vado una Sentex. Sentex. No, perfetto. Allora, scommettete che qui sopra c'è un pezzo di merda. No, c'è solo una scossa elettrica. Distruggiamola. Attenzione, approvvigionamento Ma nemico in perché mi arrivo. fai vedere una partita già iniziata? Ma che palle. Cos'era? Ah, un drone d'attacco. Entriamo qui dentro, giriamo a destra, vediamo se c'è qualcuno qui su. Vedo degli spari. Muori, stronzo, grandissimo, curre. Il grande. Il curre! Yeah, motherfucker! Allora, andiamo qui. Vediamo un pochino. Attenzione, macchina mortale nemica Macchina in mortale. azione. Mi spacca il culo il tipo, ragazzi. Sono entrato in una partita in cui già è iniziata. Wow! Dai! No, che palle. Vabbè, io sparo. Sto facendo cagare, ragazzi. Guardate, 2-2, da. Mi toccherà usare l'M27. Oh yeah! Bastardo! UAV nemico sopra di noi. Ma muori! Su Coppago, vattene a cagare! In due! Che palle! Sì, fidati. Cazzo, andiamo. Andiamo qui, vediamo se la boss in mente ha fatto effetto. Eccolo qui. Olè! Vieni. Ti sto aspettando. Vieni! Vieni, che uno di due viene! Lo sapevo! Lo sapevo! Adesso ne arriva un altro. Guardate, mo ne arriva un altro. Olè! Lo sapevo già! Migrazione host, ovviamente. Quindi cominciamo a prenderci gusto, a stare lì su.
Ecco, voi se dovete stare in standoff e dovete giocare in tutti contro tutti, vi consiglio di stare lì su, piazzare una scossa elettrica sul tetto e ne mettere una boss in betti qui in questo tappetino. Fidatevi, se dovete presidiare questa zona, non ce n'è per nessuno, ve lo giuro, è una figata. Divertentissimo. C'avevi la granata in mano. No. Al curre non si fa questo. Vieni. Vieni a saporare il mio Cap 40. Il nemico ha distrutto il vostro UAV. No, perché ha distrutto il mio UAV? Oh yeah! Mi giro per sicurezza che non mi fido ormai. Questo gioco mi ha insegnato che bisogna controllarsi sempre le spalle in ogni minimo istante. Vedete? In ogni minimo istante potrebbe comparire un nemico, non si sa il motivo, non si sa il perché. Principalmente perché eccolo qui. Eccolo qui! Come hai fatto? Ma vai a fare in culo, va. Va. Prendiamolo, boss in betti. Prova a salire su, vaffanculo. Oia. Che schifo, ragazzi. 12-6, non si può. Ma guarda. Ah, ok. Non ci siamo, zio, non ci siamo. Però bellino sto fucile d'oro. Adesso non mi ricordo il nome, mi sa che è il DSR, se non ricordo male. Ok. Perfetto. Allora ragazzi, io chiudo qui la puntata. La faccio un pochettino più corta, giusto per non annoiarvi. Spero vi sia piaciuto il video, commentate in tanti, mettete mi piace, ovviamente, se vi è piaciuto. Se volete che faccia un video specifico su qualsiasi gioco che volete, ve lo ripeto, chiedetemelo, mandatemi un'email, scrivete un commento, tanto io li leggo volentieri e mi fa sempre piacere confrontarmi con voi. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, raga, ciao!